Giorno che chiederei di Mrosolo, Orchidea medicina per l'anima, ricordi i libri, eh? Questi sono i libricini piccolini della collana Orchidea medicina per l'anima. Numero 1, le Phalaenopsis, tutto sulle Phalaenopsis. Numero 2, Catrece, Midum e Vanda. Numero 3, Orchidea degli semi. E numero 4, Orchidea medicina per l'anima. Mentre gli altri sono proprio sulle orchidee, tutto sulle orchidee, sulla coltivazione, così, dei vari tipi. Questo invece è sulle emozioni che ci danno le orchidee. Allora, l'orchidea di oggi è un'orchidea molto particolare, è una delle bellissime orchidee degli semi che ci sono. I fiori sono bellissimi, perché sono molto molto piccoli. Fa un casino di questi rametti che ne fa veramente un casotto. Ci sono, certo che questi sono piccoli, ma ci sono anche molto molto più piccoli. Per esempio, tantissime orchidee. Tantissime, tante orchidee hanno dei fiori così piccoli che si possono vedere solo con la lente di ingrandimento. Ma come dice Franco Pupin, chi avrà la pazienza di tentare con la lente di ingrandimento sarà ripagato ad uno dei più straordinari e bizzarri prodotti dell'evoluzione. Ed è vero, è così, perché sono delle orchidee con dei fiori così piccoli, appunto, che non sono visibili all'occhio nudo, ma ci sono degli insettini così piccoli che vanno a impollinare quei fiori. Cioè, tutto sull'evoluzione, vabbè. Sta facendo un caldo atroce, un caldo esagerato e che dura da tanto tempo. Oh, i vecchietti come me sono a rischio, eh. Qui anche le orchidee non va bene, ci sono tanti marzevalli che collassano. Bisogna spruzzare spesso. Noi bagniamo durante il giorno, fino alle 3, così bagniamo per terra, bagniamo i bancali, bagniamo tutto, tutto quello che si può bagnare, perché l'evaporazione abbassano la temperatura. Espulsare le piante, espulsare vuol dire bagnare la parte aerea, la chioma, evitando di bagnare il vaso. Anche questo aiuta molto a abbassare la temperatura, è l'unica cosa che si può fare. Ci sono dei sistemi che si chiamano mist, che per una specie di nebbia, che sarebbe l'ideale. Adesso l'abbiamo fatto un pezzetto giù là, vediamo l'anno prossimo, magari facciamo tutto la sera. Però tante orchidee sono da caldo, le Phalaenopsis, ma troppo caldo no. Troppo caldo non va bene, per cui cercate di abbassare un pochino la temperatura, appunto bagnando tutto quello che si può bagnare, magari anche più volte al giorno, diciamo nelle ore centrali del giorno, fino verso le 3 così, e espulsate, espulsate anche verso fino alle 4 con questi giorni qua così caldo, in modo che abbassare la temperatura, le piante ne saranno felici. Ok, a domani.